Buonasera, Buonasera guten a tutti. No, amore, ero indecisa se fare uno o l'altra. Conat, sempre con te. Conat, sempre con te. Marco c'ha fame, ma sera. Allora, siamo appena tornati, siamo andati a prendere la Conat, abbiamo preso due box grandi. Speriamo che c'è qualcosa di gustoso stasera. Perché le sento un po' leggerine, amore. Io sento del peso sotto. Guten sera, sera, na, na, na. Guten sera, sera, na, na, na. Basta, perché abbiamo già fatto troppo bordello. Amore, allora, pari o dispari? No, apri te. Tu sì. C'hai fame, eh? Sì, almeno. Dai, cominciamo con questo. Vai. Sono due box da 5,4,99, le solite grandi. E cosa insalata. Abbiamo? Insalata. Beh, si sentiva dal tatto, eh? Quale oggi? Gran mix, amore, sempre lo stesso. Va bene, l'insalata, ragazzi, lo sappiamo. 10 sì e una no. Posso ripescare? Vai, questa è in conto. Sentite purtroppo. Sono le tagliatelle di nonna Pina. Nonna Rana. Tagliatelle, sfoglia. Altre volte i tagliolini. Sfoglia grezza, tagliatelle. Uova extra fresche di gallina allevata all'aperto. Sfoglia tirata al bronzo. Cosa deve essere sta qua? 250 grammi. Questi, amore, prossima settimana li faccio e ti li porti anche come schiscetta al lavoro. Molto li porto. Molto li porto. Amore, ma sei stanco te stasera? No. No. Tiro fuori ancora. Te. Vediamo qualcosa di succulento. Oh, ma che bello! Guten sushi! Guten sera! Sera! Stasera si mangia. Oddio, sì, stasera si mangia. Stasera si mangia. Ci piace, 7 ore di sushi, okay. Che carini! Questi mi piacciono un sacco a me. 44 gatti, ne bastano due, ne bastano, che 44? Ne mangio solo io i teneroni. E il piccinino? Il piccinino. Va bene, poi dai. Amore, ma stasera c'è solo quello da mangiare. Abbiamo Sknir, il figlio di Ipdor, della tribù del Sknir. Latte fieno dell'Alto Adige, Skir. Suttiro. Non può essere il suttiro. Ciao Silvia Zeta. Bianco naturale. E yogurt? Eh sì. Bianco naturale. Quello dolce? Non so. Basta, io ho finito. Formaggini, amore. Bel paese, buono. Crema bel paese formaggini. Senza lattosio. Alta digeribilità. Questo l'abbiamo mai provato, stasera si può provare un formaggino. Perché lo guardi schifato quel yogurt lì? Amore, lo metto sempre nella torta famosa. Sì, che c'è devo ancora lo yogurt che l'avevi fatto mangiare a me là, se la buttare me lo potevi far ma mangiare. Ma cosa stai dicendo? E ancora non ce n'è più, mi stai tranquillo. Ora mi fa passare per... Lo yogurt là lo fermano io adesso. Ma te l'ho lasciato apposta? Okay. Mi hai visto fare la torta per esempio. Ma guarda che è una roba incredibile. E poi se ma fate una testa tanta. Sto succedendo giorno per giorno della scostina, come fare vuoto. Dai, apsa. Io non lo so, manda in galera le persone innocenti. Io sono innocente. Chi che ha pescato per ultimo? E te che hai tirato fuori. Dai, c'è pure l'insalata che già ho visto che c'è l'insalata. La rucola. Mamma mia, ragazzi, certo che alla Conat nessuno si compra l'insalata, eh? So, mettili lì. Oh, io mangio questo. Vediamo. Mica tirarlo fuori, è tutto grosso. Io mangio questo. Tu mangia. Stasera si mangia, ragazzi. Cos'è? Conat! Conat! Caccia la pappa. È una lasagna. E già c'è in mano te, scritto lì. Aspetta, fammi sentire. Spadellando. Conat, buonate sotto, e va bene.
Lasagna e ragù, nostra produzione. Muore 9,59. Ah, facciamolo. Ascolta, se si mangia. Facciamo metà lasagna. E poi c'è anche il sushi. E poi come antipasto? Dai. Conan, stasera si mangia, ragazzi. Voglio accendereno. Un altro schiro. Salute, amore. Amore. Un altro schiro. Schiro. Posso prelevare io ancora? Vai, preleva te. Guarda, va qua, preleva. Un altro. Sì, perché è doppio. Ci dobbiamo abbottare di pasta, amore. Se congela una, si congela. Si può congelare? Certo, anche quella fresca? Certo. Va bene, allora congeliamo. Vai. Pesca tu due volte perché ho pescato io due volte. Io pesco, olla, vedo che pesco io qua. Salame, buono. Salame felino. Sapore di tuo salame felino IGP, buono. Poi sarebbe salame di felino, no? Felino. E vabbè, amore, sta guarda il capello. C'è ancora qualcosa? Devi vedere cosa c'è? Sushi. No. non so. Formaggino. Ascolta, va bene, dai, stasera siamo andati bene. Nel senso che la finisci e mandi in tilt la telecamera. Allora, ce leggo giù. Allora, stasera ci mangiamo. Adesso ci riscaldiamo. Non lo stai dicendo. Vuoi assaggiarla al volo? È più un coltello, dai, assaggiala al volo. No, qua, chiaro. Assaggiamo al volo. Assaggiamo in live. Tu c'hai fame, eh? Mm. Quanto fame c'hai da, no, da 1 a 10? Qua, via. Wow. Riscaldiamo la lasagna e torniamo. A dopo. Rieccoci. Allora. La lasagna l'abbiamo riscaldata, adesso la lasciamo un attimo raffreddare, nel frattempo ci mangiamo il sushi. Io mi sono preparato il mio, ci abbiamo il piattino, mi sono preparata, come si chiama amore qua? Com'è? Un paio dai, è buono o no? No, è il tuo riso. Più buono quello nostro che prendiamo di là. Sì. Me due bastano. O forse tre, adesso vediamo se è buono. Perché mi sa che dentro c'è il tonno. O c'è il salmone. Il tonno più che altro che poi. Ragna, poi ti riempi col riso. E infatti. Lo vuoi qua? Sai che cos'è? Guarda quanto riso. Che a me il tonno mi fa impazzire. A me piace, però c'è tantissimo riso. Poi c'è dentro il formaggio. Sì, c'è il Philadelphia. Amore, ascolta, preferisco mangiare la lasagna a te. Piatillo, va. Preferisco mangiare la lasagna. Allora, se c'è del salmone preferito. Uno marchi, salmone e formaggio. Salmone, allora. A me sembra tonno. Come? Non è che hanno sbagliato a scrivere. A me sembra tonno. Anche a me. Vabbè. Ascolta, io mi prendo un pezzo di lasagna. Tantissimi. Vabbè, tonno o salmone, se fa la stessa fine, non è che cambia fine. Ho messo l'aceto. Ascolta, manda giù, muore. Tanto non ti buca lo stomaco. Allora, la parmigiana che mi hanno trovato l'altra volta non era la prima parmigiana. Non era il fettazzo di parmigiana, era la conchiglia lì. Era il tortino e non ha lo stesso sapore della prima parmigiana che mangiai, ti ricordi? Anche il tortino è buono, ma non come la parmigiana. La lasagna è buona. Devo salutare il gatto Silvestro. Poi c'è stato qualcuno che ci ha commentato
conosce tutti i protagonisti. È vero, amore. C'è qualcuno che fa gli anni oggi, porca miseria, non mi ricordo come ti chiami. Comunque, buon compleanno. Mi ricordo di te, ho letto il tuo commento, ma non mi ricordo il nome. Buon compleanno, tanti auguri. Buon compleanno, tanti auguri. Tanto sei te che oggi fai gli anni, per cui. Ecco. Poi salutare anche Katia Castelli, con un po' che commento. Ciao, Katia! Anche l'altra Katia, ciao Katia. Reagan, ciao Reagan, ciao Silvia. Reagan, ciao Gabri. Teniamo d'occhio. Poi ancora? Silvia Zeta, che hai fatto? No, no, c'è Silvia Zeta, c'è. E cosa volevo dire ancora? Allora, a proposito di serie TV, vi avevo. Come si dice? Consigliato Clickbait. Qualcuno l'ha visto e mi ha detto che è stato niente male. A questa qui, a questa persona qua, a cui ho suggerito, che ha ascoltato il mio consiglio e ha visto Clickbait, le ho suggerito anche Liar. Le ho suggerito anche Liar, che è stato bello anche Liar, bello. Però ora non mi ricordo se era su Prime o su Netflix, forse era su Prime. Liar, L-I-A-R, che sarebbe poi Bugiardo, una roba del genere, con l'attore che ha fatto i Fantastici 4, Mr. Fantastic, per cui è abbastanza famoso come attore. Bello, è stato veramente bello, anche quello lo consiglio. Un altro che consiglio è stato bello, aspetta, mi sembra sempre su Prime. Devo andare a prendere il telefono, amore, stoppa un attimo che vado a prendere il telefono, scusate ragazzi, sto dovuta andarmi a prendere il telefono. Allora, Quicksand si chiama, su Netflix, è già da un po' che è uscito, ancora prima dell'estate. E l'ho già guardato, sì, nel senso che l'ho già visto, è bello, 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 non ti immaginerai mai. Quicksand, bello, anche questo mi è piaciuto. Poi cos'è? Ah, poi quello fantastico della... Ma no, casa di carta. No. Quello della storia vera che l'avevo suggerito non so quante volte, non l'ha visto praticamente nessuno, una persona solo l'ha visto. Bello. Come si chiama quello? D'amore, aiutami. Non posso sapere. Porca miseria. Vuoi fare un bocca al lupo a Giada? Ciao Giada, amore. Mi raccomandi? Mi raccomando, eh. Ciao Nadia. Amore, come si chiama quella serie TV lì della donna, diciamo, maltrattata dal marito, tra virgolette? Che avevo detto a tutti di vederlo. Oh, amore. Io non parlo di... Che ti avevo detto anche di dire a mio fratello. Aspetta che vado sotto i WhatsApp di mio fratello, che gli avevo già suggerito un po' di tempo fa. Magari trovo il nome sicuramente. Quello con la Kidman. No, amore, non è con la Kidman. Dear John. Eh? Dear John. Dear Betty. Bravo, più o meno. Dagli Betty. No, Betty sì, è giusto. Betty V, Betty... Dear Betty era. Dirty John è la prima serie. Dirty è... John... E Dirty Betty. Aspetta, forse lo trovo. Sai quanti commenti verranno fuori col nome? ma almeno... Dirty John, aspetta, vediamo, aspetta. John, che poi voglio dire, c'è anche Christian Slater in questa serie TV, cioè Christian Slater è, voglio dire, è un attore abbastanza famoso. Tu lo conosci Christian Slater? Certo. Avanti, quali sono i film che ha fatto Christian Slater? Lo sai che quali sono? Chi non lo sa? No, parola. More, un film che ha fatto Christian Slater, forza. Il più famoso. Non mi sono neanche di dirlo.
Ah, si chiama Dirty John Betty. Ed è la seconda stagione True Crime. T'ho detto tutto. T'ho detto tutto e non t'ho detto niente. Ragazzi, dovete vedervi sta... Vi prego, guardatevi stasera TV. Fatemi sta cortesia. Anche non è possibile che 4.000 persone una sola ha visto da TV. Di dire, perché non l'avete vista? Fatemi capire. Domanda. Che poi avevo detto anche a mio fratello di guardarla. Mio fratello non ha visto neanche la prima, non ha finito di vedere neanche la prima puntata. Bello. Ma se ti sto dicendo che è bello, è perché c'è una verità sotto. Mi fate questa cortesia di vedervi sta serie TV. Si chiama Dirty John Betty con Christian Slater. Un film che ha fatto Christian Slater. Da bocca piena. Dai, amore. Ce n'è uno che è famosissimo. Uno solo. Che ha fatto, che c'era anche Brad Pitt e Tom Cruise insieme. Dai. Brad Pitt e Tom Cruise insieme in un film, mai visto. L'hai visto. Con Christian Slater. Vabbè, quello sì, ovvio. Amore, non ti sta credendo nessuno, ti sta credendo. Quello con i vampiri. Non ho parole. Io sono a posto così, te la devi riscaldare un'altra volta. Che lui fa quello che intervista la G il vampiro. Sì, ah, i giornalisti, dopo che te l'ho detto, grazie. Comunque. Mi fate sta cortesia di vedervi sta serie TV? E guardate. No, perché così se ne può parlare, perché io l'ho vista due volte addirittura. Le uniche serie TV che ho visto due volte sono quella dedicata a... La bombazza. Amore, quella dove c'è stata l'esplosione. Chernobyl. Quella è bellissima, quella serie TV lì. 5 puntate erano. Quella di Dracula. Dracula, 3 puntate però. A me piacciono le storie vere. Infatti, Chernobyl... La storia vera è Dracula. Infatti, Chernobyl è una storia vera. Dirty John Betty è una storia vera. E l'ho vista due volte anche quella. Poi ho visto due volte quella di Versace. Bellissima anche quella. Anche quella ve la consiglio. Roba allegra. Amore, lo sai che quelli sono i miei gusti? Lo sai o non lo sai? Sono 20 anni. Poi. Però devo dire che negli ultimi anni sono cambiata. Prima non guardavo sempre morte e distruzione. Adesso invece guardo di più. Come mai? Non lo so. Vabbè. Cos'altro devo dire? Queste tre le ho viste due volte. Vuol dire che sono tra le mie top 10 proprio. Poi ce n'è stata qualcun'altra che ho visto due volte. No, basta. Adesso vorrei rivedermi quella di Enrico VIII. Bella quella di Enrico VIII, veramente bella. Devi rivedere la carta di carta. Dall'inizio. Aspetta il 3 dicembre almeno, ci facciamo il tour de force. E comunque mi hanno detto che al 3 dicembre escono le altre 5 puntate e poi è finita. Lo so. Col botto. Dici che è col botto. Boh. A me sinceramente sì, la casa di carta mi è piaciuta, ma non sono tra i miei preferiti. Infatti io personalmente non la rivedrei, però a Marco piace e ce la rivedremo. Sto guardando Tokyo Ghoul. Qualcuno di voi lo vede? Non è per te. Lo so che non è per me. Non è che cos'è Tokyo Ghoul? Già il nome. Un fumetto? No. Ma cos'è? È un cartone, un manga. Ti ho detto, è un fumetto. Non so se c'è un fumetto, lo sapete. Ma è un cartone, un fumetto nel senso cartone animato, sì. No? Tipo il Death Note. Anche se a me il Death Note mi è piaciuto. Vorrebbero fare la serie TV del Death Note. La prima serie è carina, la seconda... Si è perso per strada. Si è perso per strada. Non lo mangi quello? Il sushi e due fetti di lasagne, il salamino e basta. Allora, prima di tutto, stai tranquillo. Se no ti faccio vedere il Grande Fratello.
Ah, ma non interessa. Adesso conosco anche tutti i concorrenti, quei loro commenti, quei vostri commenti. Ma chi è quello che hanno sparato la gamba? Il nuotatore che hanno sparato? Non lo so, amore. Solo lì poteva andare. Cioè, uno sportivo che... E gli sparano. Ma ringrazio il cielo che lo fanno lavorare. Solo Grande Fratello può andare. Ascolta, prendo 15.000 euro a settimana. Sì, ma hai voglia a dargli di stare là dentro? Ma è da che devo dire stare là dentro 24 ore su 24? È pesante. Poi con quella gente che si ritrovano. Tutti casi là umani. Dentro, allora, tutti casi dentro, umani. La, ma smettila. Là dentro si salva Miriana Trevisan, che è una brava ragazza, secondo che me. Che è giovanissima, perché c'è qualcuno che c'è la mia. Ma è, allora, finiscila. Qualcuno, è del mio anno la Miriana. Qualcuno ha scritto dei commenti, è della mia età, potrei offendermi. Allora, fondermi. Io ti meno. Perché è giovane. E lei è lì che è la vecchiarella. Stai prendendo per il... No. Ho detto che la Miriana è giovane, perché nei commenti mi hanno scritto che si potrebbero offendere perché c'è la mia età. E certo. Pensavo per essere l'età dell'Elia. Pensavo. Amore, ti stai scavando la fossa da solito, sto dicendo? Zitto. Di niente. Taci. Mamma mia. Oh, eh? Stavo dicendo che si salva la Miriana Trevisan. Basta. Basta. Quanti sono? 16, 17? Sì. Da ore. E quanti anni dura? Non lo so, l'ultima volta è durato 6 mesi. Io mi sono... Ma questi non c'hanno una casa loro? Cioè, ce l'hanno, sì, ce l'hanno. Infatti all'ultimo erano sclerati. Perché Alfonso Signorini voleva aumentare ancora, perché avevano un sacco di visualizzazioni, un sacco di persone che lo guardavano. E voleva ancora aumentare, ha detto no, noi vogliamo andare a casa, c'ha ragione, dopo 6 mesi, puoi star 6 mesi. Cioè, chiunque impazzisce, dai, voglio dire. E poi ci si entra quello nuovo e ti sbatte fuori a te questi 6 mesi che sei dentro. Dai, vuoi? Entra quello nuovo. Ah, sì, poi. E dice che ti butta fuori a te che sei 6 mesi che sei dentro. Se intrattieni più di quello che c'è dentro, non lo so, comunque ne vedremo delle belle, amore, poi ne parliamo, Ne parliamo, ne parleremo con voi a tavola, a mukbang, parleremo del Grande Fratello, ti racconterò un po' cosa sta succedendo, sei contento? Non vedo l'ora. Posso immaginare che tu non veda l'ora. Contento come di incontrare la Dursa al supermercato. No, mi incontra la Dursa, ma se tu dovessi incontrare la Dursa al supermercato cosa gli dovresti dire? Gli vorresti dire, gli diresti? Niente. Perché? No, io gli direi la Dursa. No, scherzo. Può essere. Non puoi dire niente, perché poi perché lei va in giro con gli inviati in macchina. Ah, sì, è vero. Se tu gli dici qualcosa, arriva l'inviato. Incidente, attentato, Barbara D'Urso. Sono già pronti. Ascolta, amore, vogliamo salutare, che dopo di questo salutiamo. Allora, spolliciate se avete voglia, condividete se avete voglia. Stasera ci è andata abbastanza bene, dai, avanzata pure la lasagna, avanzata. Direi che comunque c'era una sola di lasagna, sai che di solito sono uguali. Per cui con una box sola rischiavamo di non mangiare niente. Infatti, amore, ma mangiavamo il sushi e basta. L'insalata e il formaggino. Pizza. Amore. Allora ragazzi, se avete voglia, spolliciate se avete voglia, condividete se avete voglia e alla prossima, ciao, grazie per i mille commenti stupendi, bellissimi che ci lasciate, veramente grazie, siete carinissimi, troppo troppo carini, grazie grazie grazie. Bella zii. Bella zii. Dai, stutta.